Scusa, mi ripeto perché. Le sensazioni che ha provato lei mentre stava guidando il suo carro armato di notte nel deserto, sapendo che il giorno dopo, alla mattina, doveva andare in battaglia con i suoi compagni. Guarda, non mi faceva mica. Le prime volte mi faceva un certo. Prendevi come ti veniva come una forza. No, perdevi come la forza. Domani mattina dobbiamo fare l'azione, oppure davano un colpo di allarme e le truppe avversarie stanno avanzando. E allora ti mettevi in azione, il primo momento ti veniva come un tremolio, non di paura, un movimento di nervoso. Quando spari un colpo sparisce tutto. Ma guarda che sembra una cosa inverosimile. Sparisce e poi prosegui. Ma non mi faceva tanta paura, io non ero uno di quelli che aveva paura, perché noi nel carro, sceglievimo quello che doveva venire per fare. Tu hai coraggio, dicevo, a quello che. Ma io ho trovato già l'equipaggio pronto, ma hai coraggio, che dicevo. Loro mi dicevano, e tu hai coraggio, vediamo con la prima battaglia. E loro dicevano, no. Avevo un sergente, mi hanno messo, e che faceva da capocarro, e ha detto: guarda, che ha detto, se tu vai avanti così domani sei già morto, devi ascoltarmi me. No, se ti ascolto te sono già morto io domani. E infatti, cosa ho fatto? Non sapevo come sbrigarlo. Senti, sei il comandante di compagnia che ti vuole, che ho detto. E quelli due che avevo dentro nel carro, mando via, gli dice, a questo punto è un'autorità, è il capocarro, questo che dica, che va fuori dai piedi, e gli dice, vai tu fuori dal carro. Conclusione, quando va fuori, le troviamo fuori una scusa. E allora le dice il marconista, guarda, Gadito, che c'è il comandante di compagnia che ti vuole. Come che sono via dal carro, abbiamo preso la corsa e siccome che io ero il carro reggimentale, il primo, il reggimento portava tre carri, non gliel'ho mai detto a voi, tre carri, ottavo, nono, decimo, erano i tre carri di punta per l'inizio della battaglia. Nella battaglia del 27, il nono, e il decimo prima, e poi dopo una giornata dopo è successo che anche il decimo, quello del decimo, non sono stati avariati dai colpi avversari. Sono rimasto io dell'ottavo e avevo questo qua nel carro. Guarda che il capitano ti vuole, lo abbiamo mandato fuori dai piedi perché aveva paura. Se tu hai uno che ha paura, ti spaventa. Ti fa perdere, fermati, ma cosa vuoi che mi ferma? Se mi fermo mi colpiscono immediatamente, mi devo spostare a destra o a sinistra, o avanti o indietro, so io quello che devo fare, manovrare il carro. E difatti bisognava far così, lo abbiamo mandato fuori dai piedi, subito che non è neanche più venuto con noi. Abbiamo fatto in tre, eravamo in quattro, perché lui era il comandante del plotone, e siamo rimasti in tre. Ma il fatto il 27, il battaglione di Prestisimone, Il battaglione? il nono battaglione, comandato dal colonnello Prestisimone, Sì. è caduto sulle francesi gaulliste. Sai com'è caduto? Io ho visto. Ah, Prestisimone, contatemi. sai com'è caduto Prestisimone? Prestisimone, io ero il carro di testa alla sinistra. Ha fatto bene farmi questa domanda. Quasi al centro, il primo carro di frontale, il primo carro del battaglione, io ero nella sinistra, avanti, che mi avevano detto va a osservare, guarda, e difatti avevo ripiegato perché i degaullisti hanno aperto il fuoco verso di me, e ho detto io solo, non posso. Prestisimone era tenente colonnello, era di Roma.
è entrato in azione, ha avuto un coraggio enorme, è stato colpito dai cannoncini anticarro, lo Ma scoppio, il rumore dei cannoni non il è. cingolo del cavo, mamma mia, Ma però vedo che senti ancora bene. Quindi vado vuol dire che sei a bene. posto. Via. Allora, eriamo il 27 al mattino quando Prestissimone attacca i gaullisti. Lei erate non troppo lontano. Che avete visto? Guarda, il 27 ci siamo trovati di fronte al nemico, completamente, come io qua e tu sei il degaullista. Abbiamo trovato di fronte l'ottavo battaglione, tutto De Gaulle di fronte, tutti i ragazzi di 30 anni, erano nonni, e tutti quanti loro, un esercito preparato, sono venuti dalla Tunisia. Dove eravate la colonia? Dell'Algeria, L'Algeria, sì. dell'Algeria francese, Sì. dell'Algeria. Hanno attraversato il deserto e sono venuti Birakeim. a Birakeim, esatto. Ci sono appostati, ci sono messi a posto noi abbiamo iniziato l'azione, perché se noi, da quello che avevamo rilevato, poi, parlando con i soldati, se non attaccavamo noi il giorno 27 maggio, 2 o 3 giorni dopo attaccavano loro. Era in previsione quello. Era un disastro se attaccavano loro. Forse il nostro comando ha potuto capire e sapere, in guerra si deve sapere più possibile le intenzioni dell'avversario. Cosa ha voluto? Che noi abbiamo attaccato 3 giorni prima del suo desiderio, che loro avevano il desiderio di venire a attaccarci noi. E noi abbiamo incontrato il primo reggimento dei degaullisti, l'ottavo battaglione. Ma tu devi considerare che erano 4 volte preparati superiori a noi. Erano preparati per quello. Per dire, andiamo avanti noi e arriviamo dove vogliamo. Comunque li abbiamo superati, però anche noi nel 27, nel pomeriggio, abbiamo avuto un momento di riflessione, ci hanno un po' inchiodati, però abbiamo lanciato l'ultimo attacco che abbiamo potuto arrivare oltre. Comunque abbiamo trovato un esercito avversario molto, Sì. E molto potente. lei avete visto, perché la banda era corta, lei avete visto Prestissimone cambiare di carro? I Prestissimone. Dunque, in quella battaglia, adesso che proprio ha parlato di Prestissimone era il comandante del battaglione. È stato colpito in battaglia dopo, dunque, il 27, sarà stato le 8, le 9 di mattina, calcolo più o meno così, ma posso anche sbagliarmi, ma no, ma su quell'ora. Quando erano sulle 10, 10 e mezza, che era già la battaglia inoltrata, fu colpito il carro. Mi sembra che le abbiano ucciso del personale dentro. Il carro era immobilizzato, è venuto fuori, è andato su un altro carro. Il carro che è andato dentro, dopo un po' di battaglia, perché normalmente si tiene sempre d'occhio il comandante della battaglia, quello che deve dirigere, come si destra, sinistra, si deve seguirlo. E quindi, caspita, goditi, ha colpito un'altra volta il carro, sta prendendo fuoco. È venuto fuori uno ed era Prestissimone che prendeva fuoco. I degaullisti lo hanno spento. Sai com'è? Mi ricordo che le battevano sulle gambe così perché prendeva fuoco la tuta. E poi l'uomo è sparito. Era fatto Ma non era preso
perché avevamo già superato il primo urto di battaglia. Quei prigionieri, quelli che lo hanno spento del fuoco, erano dei degaulisti che si erano già arresi, che erano caduti nella zona occupata. Lo hanno spento, hanno fatto come le dicevo prima, il gatto che prende il topo. Come lo hanno preso? Se lo sono riportato nelle loro linee. E difatti ha fatto la prigionia, quasi 4 anni mi pare, anche più, di prigionia ha fatto, poverino. Non so dove lo abbiano portato. Noi si diceva è andato a finire in America, ma non so quale America. Sarà andato in una colonia francese, in una base francese, penso. C'erano questa giornata, questa mattina, c'erano altri prigionieri. Ma c'erano anche molto cari struggeri. Se nella mattina della battaglia ci sono stati tanti prigionieri e Sì, tanti carri distrutti, caduti, feriti, morti. noi abbiamo avuto nostri o loro? Dillo, entrambi. Entrambi, in quella battaglia voi avete avuto dei grandi, tanti morti. Molti, perché vi siete preso un guaio, che le truppe che erano cadute, visto che noi avevamo avuto un momento di rallentamento, si sono come ribellate, hanno cercato e invece no, erano prigionieri e quindi hanno avuto perdite, avete avuto delle perdite di uomini anche per quello. Comunque è stata la battaglia più forte. Abbiamo avuto molte perdite noi di carri, perché voi eravate tutti appostati con i cannoncini, con le armi nuove, che vi siete anticarro, e quindi comunque noi, anche avendo avuto delle perdite, perdendo parecchi carri, abbiamo superato, perché lei deve capire che per rompere quel ci vuole la forza, e per penetrare bisogna perdere qualche cosa. E quindi il sacrificio è stato fatto quello, vero? Presti Simone è caduto nel sacrificio per quello, perché non ha alzato le mani quello. Quello ha sempre combattuto. Poi c'era un campo Minato. I campi minati sono spaventosi. Avevamo i campi minati, il genio allora con i radar faceva i punti vitali dove si poteva passare, e difatti mettevano per terra una strisciolina fosforescente, se era per la notte o anche per di giorno la vedevi, e quindi tu percorrevi in quel settore per poter superare il campo minato. Sì, un campo minato magari è di 50 metri e le mettono le mine messe in modo da poter camminare sopra, che salti per aria, vero? E questa mattina lei non sapete chi era da fronte da lei, sì? Quella mattina, no, Delle 27. non so, mi è stata una sorpresa per noi a ritrovarci i degaulisti davanti. Non si pensava di trovare un esercito di De Gaulle. Ed era un esercito molto preparato, fatto appositamente per il deserto, per esserci, per avere un ruolo di combattimento anche lui, vero? Sì. E per quest'attacco, almeno avete bisogno del supporto aereo? E guarda, fino in quel momento non c'era movimento degli aerei. Gli aerei abbiamo incominciato ad avere le formazioni di bombardieri quando eravamo verso El Alamein. E allora venivano 30-40 aerei in gruppo, non gettavano bombe pesanti, tutti spezzoni. Spezzonavano facevano una. E allora quando li vedevamo arrivare in distanza, comunicavano ai caccia italiani,
E quindi succedevano dei duelli aerei che ci divertivimo a guardare per aria cosa succedeva. Ho visto delle cose, altro che frecce tricolori, formidabili erano. What I wanted him to say is that had they known that the point was so strongly defended, they would have needed at least air Detto support. che se aveste saputo che di fronte avreste incontrato un caposaldo così resistente, così potentemente difeso, avreste saputo di aver avuto bisogno degli aerei. Invece, siccome non sapevate cosa vi aspettava, No, non, neanche, pensavate che gli aerei potessero. non neanche pensavamo noi a gruppi di aerei del genere, a gruppi così che venissero a spezzonare nella linea del fronte. Cioè, era una sorpresa quando li abbiamo visti per la prima volta, perché venivano anche bassi come a bassa quota e non eravamo neanche preparati con la contraerea. Dopo abbiamo incominciato con le mitragliere da 20 mm, era una mitragliera molto valida, nuova, di nuova fabbricazione italiana, Breda, che adoperavamo sia le fanterie le avevano in linea e in più si adoperava per la contraerea. E allora con quello andavano un po' più su, perdevano un po' la zona dello sgancio delle bombe. Tra il momento quando siete arrivati in Nord Africa, Nord Africa, e tra il momento quando siete arrivati In in Africa Africa e il momento quando siete tornati o ritornati. ritornato, sì, c'erano tanti tanti persi nel reggimento, Quanti uomini eh? avete Ah, lasciato? guarda, quando, le dico subito, il 27 maggio, il 27, quando eravamo nello schieramento di combattimento, l'Ariete aveva di combattimento, carri da combattimento, ne aveva 480. Calcolavimo noi soldati perché eravamo il grado più piccolo, ma tenevimo conto come generale, forse di più. Di quanti che eravamo? Erano 500, ma era il carro di officina, il carro di questo, il carro per quel dato. Di combattimento eravamo 480. Visto quello, noi abbiamo detto qua, fra 8 giorni siamo in America, e invece abbiamo trovato un avversario, e lei capisce, vero? Duro quanto noi, vero? Solo col coraggio. Siamo arrivati dove siamo arrivati. Abbiamo fatto 400 km per arrivare al Daba e poi in altri 100 per arrivare a El Alamein. Quindi, e non siamo mica andati a passeggio, giorno per giorno, combattimento di notte, ma robe d'altro mondo, giorno e notte, si combatteva sempre. The question I want to ask is, in those 2 years when he was in North Africa, many, many friends and many, many tanks were destroyed. How come he survived? Allora, detto nei 2 anni in cui lei è stato in guerra in Africa, durante il periodo dei 2 anni in cui lei è stato in guerra in Sì. Africa, avrà visto sicuramente morire molti compagni. Sì. Come ha potuto sopportare tutto questo per un periodo così Guarda, lungo? vuoi che ti dica, moriva uno, ma neanche facevi caso. Ti eri talmente abituato alla battaglia che neanche ti faceva caso. È successo, e allora facevi una. Se era un carista, chi era il carro? Facevi anche la critica. Ma il pilota era un po' di quelli che prende paura. Sì, normalmente noi carristi ci sceglievimo noi il personale. E noi quando mi hanno dato quel carro,
Tu chi sei? Io sono di dove? E tu di dove sei? Io sono da tale. Arco cane, hai coraggio? Le dicevo io. No, mi vedevano talmente giovane che avevano sempre 2 o 3 anni più di me. Ma hai coraggio? Ma come mai che fai il pilota? Perché mi piace fare il pilota, ho detto. E vuoi che faccia il mitraliere? No, preferisco il pilota. Ma hai coraggio? Mi dicevano, sì, ho coraggio. Vediamo. Domani o dopodomani vedrai. E allora da quel momento si misurava la capacità, la forza, il coraggio che aveva un soldato. Se uno non era, lo mandavimo via subito. No, non va mica questo. Andavo dal comandante di compagnia, guardi, c'è quel soldato che vorrebbe venire con me. Io lo conoscevo, era bravo, di coraggioso, e allora veniva. E allora io avevo il mitraliere, un friulano e cannoniere che ha detto: Gazzolla, io vengo con te, se no ha detto mi metto, faccio il disertore, vado, questi ti ammazzano, ha detto, non sa fare niente. E allora ci siamo scelti tutti, eravamo in tre in carro, invece di quattro, in tre bastava, e quindi ci siamo scelti e difatti fino all'ultimo abbiamo sempre resistito alle battaglie e arrivare dove siamo arrivati. Così. So he didn't really answer the question, did he? No? And then what I wanted to know is there were so many dead, so many tanks destroyed, but not his. Why does he think that he Ah, survived? allora, non si è mai domandato come mai lei sia riuscito a tornare a casa vivo quando intorno a sé tanti carri armati sono stati colpiti Ma e su. Ah. lo sa che ho sempre avuto la convinzione di tornare a casa. Mio padre mi ha persino scritto su una lettera, una volta mi ricordo, non le ho neanche dato risposta. Mio padre era un vecchio comandante della guerra del 15-18 e mi ha scritto su questa lettera: vai a trovare tuo zio, aveva il nome Leonzio, che ti troverai molto bene, ti dà da mangiare e stai con lui una giornata e fai festa quel giorno, chiedi un permesso al tuo comandante. Invece mio zio Leonzio viveva in Argentina, su un ristorante. Mi diceva questo perché mi salvassi dalle battaglie che succedevano, capisci? Perché io non le scrivevo mai a casa a mio padre: oggi abbiamo fatto un combattimento, come facevano tanti, piangevano sulla lettera che scrivevano a casa. Ma cosa vuoi scrivere a casa? Che gli impressioni i familiari e basta. Dici che te stai bene, che vivi bene, difatti io. Guarda, le cartoline franchigie le adoperavo per usi che adoperavano tutti quanti. Ma una cartolina franchigia, oggi in data, località più o meno, quando portavano la posta gliela davo e la spedivo così, ma non avevo quella abitudine di scrivere lettere a casa, ma neanche di riceverle, perché non davo neanche mai prendermi la posta, me la portavano nel carro, vai a prendere la posta, gli diceva, che c'è posta tua al comando di compagnia, dicevano.